Achieved with CryEngine 3. Thank you.
bersaglio 3 minuti. Ehi, hey, Nomad, sei con noi? Ok, attenzione signori. Le informazioni indicano una forte presenza militare sull'isola. Abbiamo l'elemento sorpresa, sfruttiamolo. I nordcoreani non sanno che siamo qui. Li faremo a pezzi senza problemi. Calma, Psycho, concentrati. È un'operazione segreta. Il nostro lavoro è trovare e prelevare. Non siamo in guerra. Per ora. Prophet, almeno si sa se quelle persone sono vive. È quello che dobbiamo scoprire. Non siamo più in contatto con Rosenthal da una settimana, da quando i coreani hanno sigillato l'isola. 2 giorni fa abbiamo rilevato il segnale di soccorso dalla nave dei ricercatori. Laggiù qualcuno vuole essere trovato. Squadra Raptor, iniziamo l'avvicinamento. Pronti al vivo. Bene, prepararsi. Su le maschere. Una volta fuori dall'aereo, informazione con me. Paracadute al mio ordine. Verde fra 5, 4, 3, 2, 1. Via, via, via! Di paracadute! Principale, riserva, niente! Sta calmo, ragazzo, sei sull'acqua, la tuta dovrebbe assorbire l'impatto. Nomad, qual è la tua condizione? Sto bene, ma il mio HUD è danneggiato. Che diavolo era? Non lo so, ma hai mancato la zona d'atterraggio. Raggiungi la spiaggia. Subito. C'è qualcuno alla zona d'atterraggio? Siete sparpagliati dappertutto, fate rapporto. Qui Psycho, sono a terra, mi sto muovendo. Jester, sono a terra, verso la zona d'atterraggio. Aztec, non ricevo il tuo segnale video, a rapporto. Aztec, a rapporto. Merda. Prophet, sono sulla spiaggia. Hai preso una bella botta, alcune funzioni della tuta sono disattive, lasciami fare un rapido controllo. Sto perdendo il tuo segnale video, cerco di ricalibrare. Energia. Bene, la tuta risponde, sei di nuovo operativo. Nessun segnale da Aztec. Nomad, raggiungi Chester e dirigetevi verso Aztec. Controlla il visore degli obiettivi. Comportamento attivato.
Nomad! Lassù! Mi seguo. Forza, andiamo da Aztec. Prophet, non sono solo qui fuori. Di che si tratta? Epici, pattuglia di quattro. Ti hanno scoperto? Negativo, ma sono vicini. Un attimo, qualcosa sta... Aztec, di qualcosa. Madre di Dios! Aztec, parlami, soldato! Raggiungetelo subito! Forza! Energia al minimo. Nomad, rimani in modalità corazza. Potresti averne bisogno. Ma zio, che cos'è? Oddio, cos'è successo qui? Sentito? Questa storia non mi piace. Merda, figlio di puttana! Chester, a rapporto. Condizione di Aztec? Morto, capo. Maledizione. Ma che cazzo sta succedendo? Non lo so. Ma penso che qua giù non siamo soli. Di che si tratta? EPC? Negativo. Abbiamo quattro coreani morti, ma non può averli uccisi Aztec. È opera di qualcos'altro. I cadaveri sono a pezzi. Merda, va bene. Un minuto di silenzio e proseguite. Ci vediamo alla zona di atterraggio. E per Aztec, signore? Lo dobbiamo lasciare appeso lì. Negativo, lo vaporizzerò. I coreani non devono mettere le mani su quella tuta. State indietro. Merda, non mi ci abituerò mai. Adios, amico. Chester, occupati del suo equipaggiamento e cancella le tracce. Nomad dalla zona di atterraggio. D'accordo, capo. Subito, Prophet. Andiamo là, era quello. Fermo, c'è movimento più avanti. Passa alla modalità occultamento. Comportamento attivato. Una pattuglia dell'EPC. Eliminala senza fare chiasso. Visto qualcosa? L'ho perso. Ricevuto, Prophet. Ci penso io. Individuate pattuglie delle PC sulla spiaggia. Usa il binocolo per localizzarle. Non procedere alla cieca. Vedo un grosso trasmettitore. Quella deve essere la stazione di disturbo. Eccola laggiù!
Hazard massima. Comportamento attivato. Ricevuto. Non abbiamo molto tempo, Nomad. Usa la modalità velocità. Ci siamo imbattuti in un checkpoint dell'EPC. Ti servirà una certa potenza di fuoco per passare. Trova qualche granata. Corazza massima. Energia al minimo. Nemico individuato. Sparate. Comportamento attivato. Nomad, sei vicino al posto di comando. Passa alla modalità occultamento e prosegui nascosto. Prophet, sono all'interno del centro comunicazioni. Controlla quei terminali. Vedi se riesci ad accedere alla loro rete tattica. Ecco, sono dentro. Sto scaricando.
Ho le informazioni. Raggiungo il punto d'incontro. Ben fatto, Nomad. Secondo i rapporti hanno evacuato l'intera popolazione civile nel giro di pochi giorni. Cosa diavolo stanno nascondendo? C'è dell'altro. Sembra che a capo dell'intera operazione ci sia il generale Ri Chang-kyong. Se qualcuno sperava fosse una cosa facile, beh, mi spiace ai suoi ordini c'è un'unità delle forze speciali. Comportamento attivato. Energia al minimo. Cos'è, Prophet? Vieni qui e basta. Subito. Energia al minimo.
energia al minimo. Era ora che arrivassi. Riesci a crederci? Pare che da queste parti sia difficile trovare parcheggio. Siamo in un vicolo cieco. E ho perso il canale sicuro con il J-Soc. Ci sono troppe interferenze elettriche. Ehi, capo! Guarda qui. Una carta topografica. C'è una zona evidenziata. Probabilmente il sito degli scavi si trova in questa valle. Come fai a dirlo? Senti, non abbiamo nient'altro. Diamoci una mossa. Io non vado proprio da nessuna parte se non mi dai subito delle spiegazioni. Non credo più a quelle stronzate sul trovare e prelevare. Già. E da quando i nordcoreani hanno un fottuto raggio congelante? Esatto. Qui mi sembra di essere finito in un fumetto del cazzo. Vi ho detto tutto quello che dovete sapere. Tutte stronzate, tu lo sai. Aztec è morto e noi non abbiamo idea di che cosa l'abbia ammazzato. Io l'ho visto bene, capo. Era mutilato, squartato in due. Insomma, di cosa stiamo parlando? Qui non si tratta di coreani. Jester ha ragione. Se questo Rosenthal fosse un idiota qualsiasi, non saremmo qui. Basta così, Psycho. Avete ricevuto degli ordini. Il nostro lavoro è trovare quelle persone ed è quello che faremo. Adesso muoversi. Ma e questo cazzo? È un ordine. C'è qualcosa. Ha preso Jester! Dobbiamo andarcene! Via da qui, subito! Avanti, sì. Muoversi, muoversi! L'avete visto? Dov'è andato? Da questa parte, forza, andiamo! Achieved with CryEngine 3. Ora passiamo allo sport. Gary,
Il tuo pronostico? Beh, al momento vedo bene New York. La squadra è sempre molto compatta e affiatata. Sulla costa ovest, San Francisco sta facendo bene, ma terrei gli occhi aperti anche su Los Angeles. Ok, quindi il tuo pronostico vede in finale New York, San Francisco o forse Los Angeles. Prendete nota e poi ne riparleremo con Gary a fine stagione. È tutto per le notizie sportive. Linea allo studio. Grazie. E ora la linea va a Dan per gli aggiornamenti sulla salute. A tre dipendenti della sede di Times Square è stata diagnosticata. La Crynet ha smentito le notizie su una fuga di materiale biochimico. L'affiliata Hargrave Rush non ha voluto rilasciare. Finora ci sono 127 casi confermati dal laboratorio. Ma a causa della rapidità del contagio? Le vie di comunicación sono state interrotte nel tentativo dei Cell. Il costo della benzina sta per sfondare il tetto dei 20. Dobbiamo fare in modo che la popolazione torni a fidarsi dell'esercito. Dov'è l'esercito? Via, via, via! Questa non è una ritirata. Swordfish 3, confermare stato. Qui Swordfish 3, mantengo posizione punto sud 1, profondità periscopio. Ricevuto, confermo punto sud 1. Swordfish 3, vuoi descrivere le attività visibili dalla tua posizione? Negativo, comando. Nessuna attività visibile. Calma piatta. Quindi che si fa? Aspetta seduto gli ordini, poi uccidi i cattivi. E senza fiatare, Marine. Qui non ci sono né buoni né cattivi, Folsom. Ti ripeto che si tratta semplicemente di una crisi umanitaria. Ebola o schifezze del genere. Dai, diglielo, Alcatraz. Alcatraz oggi non è molto loquace. Anche se si pensa il contrario, la tequila fa male alla salute. Vero, Al? Ma di sì con la testa. Così sappiamo che sei vivo. Su, dai, mostra un po' di interesse. Oh, cazzo! Questo è morto. Così. Beh, comunque, sono stronzate. Non si chiama la Forza Recon per un'evacuazione medica. I cattivi ci sono in come, cazzo. Io lo so. Te lo sento. Ti vuoi levare di dosso? Marine, bello? Ascoltate. Sono arrivati gli ordini. Alzate il culo e indossate le tute subacquee. 10 minuti, armi pronte. Te l'avevo detto. Non si può curare il virus dell'Ebola con un MSI. Beh, tu ne saresti capace. Cazzo, a quanto pare è stata un'invasione aliena. Sì, come no. Alieni clandestini. Che cazzo è stato? Via, via, ragazzi! Fuori! Abbandonare la nave! Scafo compromesso! Comando, ci hanno colpiti! Ripeto, abbandonare la nave! È bloccato! Datemi una mano!
Cino! Cino! Non ce l'ha fatta, cazzo! Alcatraz è stato lì. Merda, che è successo a questa gente? Non toccate nulla! Ehi! Guardate, la Statua della Libertà è stata colpita! Sì, ma è ancora in piedi. Starda, figliami. Ehi! Ma che cazzo sta? Nemici! Marino, i CEF vi hanno eliminati tutti. Non può essere. Gould conta su di noi. Alcatraz, ti chiami così? Alcatraz. Il destino è maledetto, eh? Ora tocca a te. Posso fare altro. Non c'è più niente che posso fare. Sei l'ultima speranza. Per me, per Gould. L'ultima speranza per tutti noi. Io sono finito. Sono un uomo morto. Sono contaminato. Ma tu... tu puoi arrivare in fondo. Devi farlo. Devi farlo. Benvenuto nel futuro, figliolo. Benvenuto in guerra. Ah, sì. Un ultimo desiderio. Non mi lascerà tanto facilmente. È la simbiosi, devo spezzare il legame. Ti ho dato la tuta. Ti ho dato la mia vita. Promettimelo. Trova Gould. Io non posso fare altro. Questo è il tuo momento. Un tempo mi chiamavano Prophet. Ricordati di me. Localizza e proteggi Nathan Gould. Distruggi il lucchetto. Beh,
l'ultima squadra di soccorsi. Siamo al quinto giorno ormai e praticamente non abbiamo fatto progressi nel fermare la diffusione dell'infezione del cosiddetto virus Manhattan. Gli antivirali producono degli effetti, specialmente il Tramarovax e i rispettivi generici, ma solo temporanei. La gente sta morendo e noi non possiamo fare nulla. Ma non siamo certo stati aiutati dalla politica marziale che... Akila, non credo sia il caso di farne una questione politica. No, Jeff, devono sapere. Tutti devono sapere. Sin dall'inizio, i Sen hanno applicato la legge marziale in modo brutale e disastroso. Che sorpresa. Quegli idioti di Sen non hanno fatto altro che seminare il panico e ostacolarci in questo. Non sono all'altezza della situazione e reagiscono con la brutalità. E ora che l'isola è in quarantena e sotto gli ordini del comandante Lockhart... Non puoi! Akira! Che diavolo credi di fare? Togliti di mezzo, dottore. Prophet, sono Gold. Mi ricevi? Ehi, Prophet! Prophet, ascoltami. Non so se puoi sentirmi, ma ti stanno cercando. Devi trovare quei marini. Stanno rivoltando la città per trovarti. Ti invio le mie coordinate. Devi raggiungermi in fretta. Attraversa l'accampamento. Sistema. Che cos'è? L'indicatore di furtività misura il livello di consapevolezza del nemico nei tuoi confronti. Occultamento attivo. La modalità occultamento fornisce una temporanea invisibilità che permette di infiltrare le posizioni nemiche senza essere rilevati. Gli spostamenti consumano energia ulteriore. Potrebbe essere lui, ma non andare. Non me la bevo. È una questione personale. Da quello che so...
Ho sentito che questo Prophet è impazzito e ha ucciso quelli che stavano lavorando alla nanotuta, compreso il nipote di Lockhart. No, ti hanno detto male. Lockhart è stato contrario al programma della nanotuta sin dall'inizio. Non si è mai finito, diceva che sarebbe finita male. Ha suggerito al consiglio della Crainer di cancellare il programma già avviato. Ma loro non hanno ascoltato. Direi che l'ha vista giusta. Sai quanti membri della sezione Maroon ha fatto fuori questo Prophet? Là in centro. Ormai completamente fuori controllo. Bisogna fargliela pagare. Puoi dirlo forte. Ma cosa? Contatto! Occultamente attivo. Ma dove sei? Dal centro di evacuazione. Devi raggiungermi. Non so quanto posso resistere. Esci dal castello passando dal tempo. Occultamento attivo. Ci sono cell dappertutto. Devo sparire. Ci rivediamo al laboratorio. Sbrigati! Se dovesse suonare l'allarme, restate calmi. Verrete ritenuti altrove per ricevere i premi degli altri. Occultamento attivo. Occultamento attivo. Occultamento attivo.
movimento attivo. Occultamento attivo. Occultamento attivo. Occultamento attivo. Occultamento attivo. Caricalo! Mantieni lì! Occultamento attivo. Avanzare! Andiamo!
spesso mostra sempre l'obiettivo attuale. Occultamento attivo. Esso mostra sempre l'obiettivo attuale. Esso mostra sempre l'obiettivo attuale. Senza essere visto per ucciderli furtivamente. E ora, in caso di terremoto, le vostre abitazioni saranno abbastanza solide? Potrebbe sembrarvi una domanda bizzarra. Occultamento attivo. Nulla di più sbagliato. Avanti. Occultamento attivo. Scarico completato. Attendere. Sigilli magnetici attivati. Attenzione. Agente contaminante esterno rilevato. Chiusura automatica del sistema avviata. Forza le porte di sicurezza.
achieved with CryEngine 3. Benvenuto nell'ambiente simulativo d'addestramento per la nanotuta. L'addestramento è diviso in sezioni. È possibile accedere singolarmente a ciascuna sezione. Qui imparerai il controllo di navigazione della nanotuta. Chiamiamo la nanotuta corazza da battaglia potenziata, ma è molto di più. Il pannello di navigazione ti fornisce informazioni tattiche in tempo reale sull'ambiente circostante. Ora puoi passare all'addestramento d'assalto. I muscoli artificiali ti aiutano a interagire con l'ambiente. Puoi saltare più in alto. Puoi più in alto. Puoi correre più veloce. Con una scivolata controllata. Imparerai a utilizzare
con la nanotuta. Ventitré anni fa, i CEF invasero il nostro mondo. Riuscimmo a fermarli. Io li fermai. Ma la Cell Corporation approfittò del vuoto di potere e diventò sempre più grande e influente, finché non arrivò a prendere il controllo del mondo intero. I Cell colsero tutti di sorpresa. Anche me. Mi chiamano Prophet. E sono l'unico che sa cosa sta per succedere. I Cell non sono la vera minaccia per il nostro mondo. L'alieno più potente, il CEF Alpha, è ancora vivo. Mi ha fatto intravedere il futuro. Sa cosa mi guida, in cosa credo, che essere un buon soldato si riduce a una cosa sola, a una sola domanda: cosa sei pronto a sacrificare? Ricordatemi, quando vennero da me con la nanotuta, sacrificai Lawrence Barnes, l'uomo che ero, per diventare Prophet, forse la migliore macchina da guerra tattica che sia mai esistita. Quando la mia carne e il mio sangue divennero un ostacolo, sacrificai anche loro. Li sostituì come un pezzo di ricambio. La vittoria ha un prezzo. Il prezzo aumenta ogni volta. Io ho intravisto il futuro. E io non potevo impedirlo in nessun modo. Quando la macchina da guerra più potente fallisce, che cosa facciamo? Cosa devo fare io? Probabilmente non è niente, ma ho
capire, amici? Psycho. Dov'è la tua? Mi serve uno scoiato. Ci hanno scoiati tutti. Tu sei l'ultimo. Resta solo la tua tuta. Prendi questa. Ehi, stiamo uscendo in tre. Sta giù. Muoversi. Ehi, prendi. Diversivo. Prophet, andiamo. Capo Romeo, qui Romeo 1. Inizializzazione su riscaldamento. Passo. Ricevuto, Romeo 1. Dobbiamo farti entrare lì, nel dome. Sta scoppiando una guerra. Il Chef Alpha! No! Ricordi quei tizi che ti hanno scaricato addosso i K-Volt? I tizi che ti hanno mantenuto in stasi per chissà quanti anni? I tizi che mi hanno strappato la nanotuta dalla carne? I tizi che stavano per fare lo stesso a te? I Cell? Quei tizi! Andiamo! Attenzione! Sbarco nanotuta in corso. Tutto il personale non richiesto deve abbandonare l'area. Nax, l'IA del sistema di sicurezza SEL. Corazza massima. Silenziatore. Stiamo entrando dalla porta principale. Dobbiamo puntare sull'effetto sorpresa. Nessuno è abbastanza folle da fare una cosa del genere. Facciamo piano. Hanno le squadre di intervento rapido pronte. Occultamento attivo.
Eccolo là! Romeo 1, ci spostiamo sull'obiettivo, passo. Un po' troppo rumoroso. È molto meglio questo. Un arco? Sì, sarai una macchina di morte silenziosa e invisibile. Questa è roba seria. Ti piace? No. Non hai sentito la parte migliore? L'arco è connesso alla tuta con laser al carbonio. Ha tanta energia cinetica da battere un rinoceronte. Con le punte intercambiabili puoi lanciare una carica esplosiva su qualsiasi bersaglio. E soprattutto resti occultato. Ora ti piace. Va già meglio. Bene, muoviamoci adesso. Andiamo. Romeo 1, abbiamo raggiunto Foxtrot 4, esplosione pronta, passo. Molto bene. Allarme giallo. Cosa succede qui? La velocità del vento supera i limiti. Vado a controllare. Mura ovest del torre. Romeo 1, Romeo 2, sul riscaldamento completato, passo! Dove ci stiamo infilando? Siamo nel cuore della Cell. Hanno 1000 o 2000. E i Chef? Piantala coi Chef. Gli alieni sono andati. Ci
uno scherzo. Avanti, Psycho, muoviamoci! Fatti vedere in faccia. Mi hai strappato dalla mia tuta, ora fatti vedere in faccia! Psycho, andiamo! Ti troverò, cazzo! Lo sai che quando ti strappano la tuta sei cosciente? In molti sono morti urlando. Il loro cuore non ha retto il dolore. Oh, cazzo! Avanti. Andiamo. Copro io. Vediamoci sul lato lontano. A tutti i settori, allarme. I fuggitivi stanno attraversando il perimetro. Sopprimere i bersagli. Stanno attraversando il perimetro.